Thank you.
Qui intorno il paesaggio è molto bello. Sono certo che influirà positivamente sulla tua guarigione. È da parecchio che non hai attacchi. E poi il professor Osterman è una celebrità. E io una pazza celebre. Mia cara Ruth, sono termini che non si usano più. Riposo, si parla solo di riposo. Devi considerare questo periodo di internamento come una vacanza. Ecco, tu vai in un residence, non in una clinica. È il castello più bello di qualsiasi residence che sceglieremo. Io vado perché tu mi ci mandi. No, non io. Ma un consulto di medici tra i migliori della Svizzera. E tutti hanno consigliato il professor Osterman. Ah, ti hanno consigliato il professor Osterman? Sì, certo, certo. Osterman ha detto che il tuo caso non è affatto disperato. Ruth, devi convincerti. Con un po' di riposo e di cure adeguate, la tua mania passerà, guarirai. Così non uccidi solo me, ma ti ammazzi anche tu. Sono io che mi occuperò di voi, Miss Medina. Ne sono lieta. Sono la capo infermiera. Mi chiamo Hilde. E io Pearl. Se volete possiamo darci del tu. Tu starei sempre con me? Oh no, solo quando tu vorrai o quando sarà necessario. Dovrò pur chiederti se hai bisogno di qualcosa. C'è sempre stato qualcuno che è venuto a chiedere se avessi bisogno di qualcosa. Ci sono abituata, ho sempre vissuto in collegi. Sì, lo so. Lo sai che non conosco altro che il giardino della mia casa e questo della clinica. Sì, Pearl, lo sappiamo. I miei genitori quasi non li conosco. Che fa mio padre? Il console, l'addetto commerciale, la spia. E mia madre? C'era mia madre, Hilde, quando sono arrivata? No, non c'era quando sei arrivata. Non c'era, ricordavo bene. Non pensare a questo adesso. No, non ci penso, ma l'ho sempre in mente. Una volta da bambina sono uscita da uno di questi cancelli, non ricordo quale. E non ho incontrato altro che strade e piazze e gente, tanta gente. Ero terrorizzata, ma a tutti chiedevo se fossero mio padre e mia madre. Possibile, mi dicevo, che tra tanta gente non ci siano. Ci sono, mi facevo coraggio, li incontrerò. E invece non li trovai. Mi trovò la polizia e mi riportò a casa. Non è niente di grave, non preoccuparti. No, è vero. Sino a quando la sera non mi dissero che i miei genitori non erano in città e nemmeno nel paese. È stato quando ho capito che erano tanto lontani che sono stata male, impazzita di solitudine. Oh, Hilde, tanto male. D'ora in poi tu starai meglio. Sempre meglio, fino a stare bene. Hilde, mi sentivo morire. Non ci pensare. Qui sei con persone che vogliono solo aiutarti. Anche gli altri pazienti, tutti. Vorrei te vicino. Sono qui per questo. Non ho mai pensato di ucciderti. Perdonami, Hans. Di ucciderci, vuoi dire? Non l'ho mai pensato veramente, né ora né prima. Alla prossima tu settimana. Sei la sola persona a cui non ho mai...
Se desiderate riposare o cambiarvi, la camera è pronta. Se volete seguirmi, vi troverete bene con noi e potrete fare ciò che volete. Sarò io stesso a occuparmi di voi. Non metterete molto ad ambientarvi, abbiamo molti ospiti, l'ambiente è gradevole. Prego. Su, via, non siate di questo umore, incoraggeremo anche voi a rallegrarvi. Il professor Osterman vi visiterà al più presto. Venite. Spero che il riposo vi rilasserà. Prego. Deve mangiare. Ah, sì. Beh, non è molto difficile giocare a scacchi. Sarà. Buongiorno, Mrs. Root. Buongiorno. Spero che stiate meglio. Sì, professor Osterman. Sono convinto che vi troverete molto bene qui con noi. Certo. Mrs. Root è il nostro caso più grave. Si sforza di dominare la sua mania omicida, ma la volontà non le sarà sufficiente, dottor Clay, e dobbiamo tenerla sotto stretta sorveglianza. Non vedo Cheryl, dov'è? È venuto in visita il marito, mi fa piacere il suo miglioramento, è praticamente guarita. Cosa intendete per praticamente guarita? Che è inutile tenerla ancora. Tra una settimana al massimo può lasciarci, il marito è qui per questo. È un vostro successo, dottor Clay. Ma professor Osterman, secondo me la paziente non... So benissimo che le sta particolarmente a cuore. Ma Cheryl è completamente guarita. Un mese fa era ancora sconfortata, ma non pensava più al suicidio. Ora devo controllare una paziente. Dica al marito di Cheryl che la visita è finita e che passi pure in amministrazione. Augusto, preparate l'auto. Bene, professore. Clay, visto che andate da Hume, avvisatelo che la macchina è pronta. Anna! Anna! Brava.
Anne, voi non volete guarire. Io non sono affatto malata, professore. Non ho niente. Non voglio ammazzarmi né uccidere nessuno. Nessuno, e voi lo sapete benissimo. Io non sono una di quelle pazze che hanno bisogno di voi. Io voglio solo fare l'amore. Fare l'amore e basta. Sì, voi siete una donna sana, Anna. Solo la vostra voglia di fare l'amore è smodata. Non insana, badate bene. Solo smodata. Su, andate a fare la doccia. Buongiorno, Mr. Hume. Cheryl? Lo so, la visita è finita. Ho abusato della cortesia del professor Osterman. Del resto, tra una settimana ce ne andremo insieme, non è vero, dottore? Così ha disposto Osterman. Voi non siete convinto? I miglioramenti sono evidenti. Io stesso l'ho portata e adesso so che può tornare con me. Inoltre, la proprietaria dell'industria è lei. E la delega che mi ha lasciato è scaduta. Insomma, Cheryl, devi tornare al lavoro. Vostra moglie ha tentato più volte di uccidersi, Mr. Hume. Non sappiamo se ci riproverà. Non abbiamo ancora sradicato la causa del suo male. Ma non c'era nessuna causa profonda da estirpare. Erano momenti di debolezza e sono passati. Tutto qui. I soci vogliono vederti, mia cara, e l'assemblea è fissata per il 25. Mr. Hume, l'auto è giù e passate in amministrazione. A presto, cara. Sei stato gentile a venire. Lascia di guardare. Sei uno splendore. Su, via. Certo, vuoi dirmi che c'è qualche piccola cosa che non va? D'accordo, è sempre una clinica e... Peter, portami via di qua. Ho parlato a lungo col professor Osterman. Lui è fiducioso sulla tua guarigione. Lo sai, è un illustre clinico e non parla per... No, io non guarirò mai, perché non sono malata. Io sono così e basta. Sono gli altri, i medici, a pensare a una malattia. Oh, Peter, perché non torni a volermi bene come quando eravamo bambini? Anna, non incominciare, ti prego. Ti ricordi quando venivi a trovarmi a letto? Solo tu mi volevi bene. Devi dimenticare quelle cose. Quando sono diventata donna non mi hai voluto più bene. Solo perché quello che cerco lo posso trovare in tutti. Ma non è come con te, Peter. Gli altri non mi calmano. Solo dopo, con te io mi sentivo. E tu, Peter, devi... Non verrò mai più, Anna. Mai no, più! No, no! Andiamo, calmati, Anna. Non sono qui per renderti nervosa. Ecco, Peter, te lo dico con calma. Portami via. È tutto inutile, lo capisci? Sono una ninfomane. Che cosa ho da guarire? Sono nata così. E non è impedendomi di vivere, rinchiudendomi in questa gabbia dorata che guarirò. Parlerò di nuovo con Osterman. Per dirgli cosa? Portami via. Sei tu che mi hai fatto rinchiudere. Sai bene perché... Sì, Peter, lo so il perché. Tutto quello che ti andava bene quando si era adolescenti, poi non era più, come dire, Peter, sei un vigliacco! Che brutti ricordi ho di te. Ne riparleremo la prossima volta che torno a vederti. Peter, ti piaccio sempre come donna. Sei splendida, Anna. Quante volte sento freddo per colpa tua, Peter. Ti chiamo, Peter. E tu non vieni. E io ho freddo. Addio, Anna. Preferirei ucciderti piuttosto che succeda di nuovo tra di noi. Pearl soffre di una strana e rara malattia, l'agorofobia.
Vale a dire che non sopporta di stare in mezzo alla gente. E nei casi estremi non vuol vedere nessuno. Ah, ecco Mr. Hume. Sentite, continuate ad occuparvene. Come sapete, nessuno è venuto a far le visite. Va bene, professore. Vi ringrazio, professore. Sono felice che stia bene. Il dottor Clay... Il dottor Clay ha la qualità di essere molto scrupoloso, ma in questo caso penso che le sue preoccupazioni siano eccessive. Buon viaggio, Mr. Hume. Ci vediamo tra una settimana. Sì, d'accordo. Se io faccio questa mossa... Che imprudenza, dottor Clay. Questa poi, chi l'avrebbe mai detto? Ho vinto. Siete invincibile, Miss Goldman. Potete ben dirlo, perbacco. Volete che faccia chiamare Pearl? No, Hilde, deve venire spontaneamente. Non lo farà, è troppo presto. E non possiamo lasciarla sola tutto il giorno. Tentate comunque e restate con lei se lo ritenete proprio necessario. Va bene, professore. Ah. Intesi? Va bene, professore. Vi disturbo? No, non disturbate. Mi ha battuto, giocate voi. Sono quasi pronta. Batterò anche voi.
Avanti. Non vuoi scendere in soggiorno? No, non me la sento. Non sono venuta per forzarti. Se non vuoi, non fa niente. Grazie, temevo fosse un ordine, già tremavo. Devi avere fiducia. Sei qui per curarti e noi avremo cura di te. Mi sento già molto meglio, Hilde, grazie. Non vedi, tu sei qui, insieme a me ora, e io non mi nascondo. Tornerò più tardi a vedere come stai. Grazie. Sei gentile, mi addormento sempre molto tardi. Puoi venire quando vuoi, Hilde. Dottore, è ora di far rientrare le pazienti nelle loro stanze. Miss Anna non è qui. E dov'è? È la solita storia. Cercate Miss Anna. Appena le capita l'occasione, sparisce. Qual è il vostro nome? Francis. Sono libera qui? Naturalmente. Perché? Non devo rendere conto a nessuno delle mie azioni o dei miei pensieri. Ma no, certo. Voi qui siete padrona di voi stessa. Qui, ma fuori? Fuori tornerò ad essere la stessa di prima. Sola, schiacciata da tutto ciò che mi circonda, incapace di prendere una decisione. No, non tornerete come prima. Siete forte abbastanza per combattere e vincere le vostre ossessioni passate. Siete guarita. E perché allora eravate dubbioso davanti a mio marito? Posso farvi una domanda? Una volta fuori di qui, guarita, fra la gente che non ha bisogno di posti come questi, non è normale voler dividere la propria vita con qualcuno? Sì, è assolutamente normale provare il bisogno di dividere la propria vita con qualcuno. Ecco, Francis, ecco una cosa di cui penso che non guarirò mai. Francis, voglio vederti anche dopo. Ti prego, non dire di no, verrò a trovarti, verrò io da te. Che cosa succede laggiù? Buonanotte. A domani, dottor Clay. Buonanotte, professore. Verrò a trovarti stanotte. Thank you.
Cosa fate qui? Perché vi siete nascosta? Non immaginavo che foste voi, professore. M'era parso di sentire dei rumori. Sì. Ho avuto anch'io la stessa impressione. Infatti stavo controllando. L'ho già fatto io. È tutto a posto. Potete anche andare a dormire. Va bene, professore. Buonanotte. Thank you.
Perché tutto questo tempo? Ho sentito passi e rumori e temevo di poter essere vista. Vieni, andiamo. Lo so cosa pensi, caro, che quel che sento per te è nato per le tue attenzioni nei miei riguardi. E anche se fosse, Francis, un nuovo sentimento è come rinascere a nuova vita. Cheryl, è quasi impossibile che in casi come il nostro il paziente non si innamori del medico. Francis, non so cosa mi abbia spinta in una crisi nervosa senza uscita. Io non sono mai stata viva. Ma tutto questo tu lo sai già. È per farla finita con mio marito, specialmente, per guarire da Harold. Basta, Cheryl, o questo tête-à-tête si trasformerà in una seduta. Tutto dipende da te, dai tuoi sentimenti verso di me. Aiutami. Faccio il mio giro di controllo e torno da te. Ma che è successo? Ho sentito un urlo. Per ciò che concerne tutti gli altri, diremo che la paziente non sta bene, intesi? E non lasciate entrare nessuno, per nessuna ragione. Che nessuno entri. Bene, professore. D'accordo. Chi l'avrà uccisa? Hilde non può sapere niente. Era troppo terrorizzata per correre alla finestra. Andiamo nella sala d'armi. E voi da dove venite? Era da me, professore. Controlliamo le altre pazienti. Torniamo sopra immediatamente. Francis!
Guardi, professore, manca uno dei due spadoni. L'assassino è ancora qui ed è armato. Questa è opera di uno psicopatico, una bestia a sangue freddo. Bisogna controllare tutte le pazienti, ma senza allarmarle. Chiamo la polizia, vi attenderò nel mio ufficio, dottor Clay. Sì, commissario, non mi chieda spiegazioni. Gliele darò non appena sarà qui, sì. La prego, venga immediatamente, senza le sirene e con la massima discrezione. Ho motivo di credere che l'assassino sia ancora qui nella clinica. D'accordo. Cos'altro avete fatto? Ditemi, nient'altro? Avete spostato il cadavere, estratto e portato via l'arma, preso tempo. Poi avete informato la polizia chiedendomi di venire con la massima rapidità possibile, con altrettanta discrezione e silenzio, come se si trattasse di un controllo, anziché di una serie orrenda di massacri di un folle criminale. Ma siete pazzo anche voi, vi avverto, professor Osterman. Vi siete comportato come un complice. Questo è troppo, voi mi state insultando, ispettore. Fate attenzione, professore, vi accorgerete se sono insulti. Finora avete soltanto favorito l'assassino. Basta adesso! Basta un corno! Vi accuso di ostacolare l'opera della polizia. Io e il mio collega non siamo in grado di prevenire e difendere nulla che possa accadere in questa clinica. Telefonate, sergente. Sono il sergente Duval. Voglio la squadra di Lefebvre qui al massimo tra 10 minuti. E questo chi è? È il dottor Clay, un mio collaboratore diretto. È tutto sotto controllo, professore. Dottor Clay, ignorate che dovevate informare la polizia appena scoperto gli omicidi? Bene, dunque, l'assassino è qui. Armato e pronto ad uccidere ancora una volta. Vero, dottor Clay? Sì, ispettore. Da quanto abbiamo visto, uccide solo in modo folle. Giusto, professore? Giusto, ispettore. E allora non rimane che offrirgli un'altra esca e l'occasione? Sì, è un'idea interessante. È un folle, un sanguinario. Non si controlla, lo farà. Comprendo le vostre preoccupazioni, ma l'ispettore Cores ha ragione. Potrebbe essere un modo rapido per eliminare una grave minaccia. Credo di aver trovato l'esca adatta. Cheryl Hume andrebbe benissimo per un esperimento simile, anzi sarebbe una constatazione significativa da un punto di vista clinico. Voi potete garantire l'incolumità della paziente e di chiunque qui dentro? Sì, appena la squadra di Lefebvre sarà qui, ve lo garantiremo pienamente. Bene, allora diteci le istruzioni. Non dico niente. Parlerò io stesso con la Hume. Voi due meno sapete e meglio è. Cosa ti ha detto l'ispettore? Devo sapere. Desidero aiutarti. Farò da esca. No, questo non te lo permetterò. Ma Davy, io sono guarita ormai. Ma no, non è possibile, Cheryl. Tu non stai ancora bene. Vedo le cose chiaramente adesso. Francis, ti prego, lasciami fare. Io voglio aiutarvi. Tutti quanti voi avete fatto molto per me. Non preoccuparti, Francis. Vedrai, sono sicura che andrà tutto bene. D'accordo, Cheryl. Sei tu che l'hai voluto.
Presto, inseguiamolo! Ceri. Ora capisco tutto. Voleva uccidermi. Uccidendone cinque, sarebbe stato molto difficile risalire fino a lui. Ora è chiaro. Era lei il vero bersaglio. Hume aveva creato la parte del mostro per coprirsi. Perso di vista in uno di quei corridoi. Su, presto, sono controllati. È lì dentro, sparate a vista.